Allora, se fino adesso vi siete depressi, dopo il mio discorso sarete proprio per terra, dico subito. Quindi, allora, oggi è una giornata particolare perché a Londra, dove ci sono stati degli scontri tutto il giorno da parte del movimento contro il capitalismo e in particolare nella City di Londra, dove gran parte di questa storia che voi avete sentito hanno avuto anche svolgimento, e è stato chiamato il Financial Fool Day, che sarebbe il pesce d'aprile finanziario. Allora, io credo che questa è una descrizione abbastanza divertente per descrivere la rabbia, la disperazione della gente nei confronti di una crisi economica creata dalle banche, non solamente dalle banche italiane, purtroppo, ma dalle banche mondiali, e di fronte appunto a una crisi, diciamo, epocale, in cui veramente non si sa che cosa fare, cioè si incontrano domani questi del G20 con la speranza che risolveranno in quelle poche ore in cui si incontreranno e faranno molte foto e risolveranno i problemi del mondo. Ecco, tutto questo chiaramente non succederà. E queste manifestazioni a Londra in un certo senso ci dicono che la gente è stanca di tutte queste storie e che quindi non ci crede più. Allora, io di professione faccio l'economista e vi dico che non è un bel momento la mia professione, che molti si aspettano che quando faccio questi discorsi tiro fuori il turbante e la sfera di cristallo, perché oramai il sinonimo dell'economia è la chiromanzia. Questa è la situazione. Ma quindi oggi ho pensato, invece di parlarvi del futuro, di raccontarvi una storia del passato, perché secondo me la storia è in un certo senso la nostra guida e noi molto spesso ce la dimentichiamo, infatti abbiamo completamente perso la memoria storica. Allora, voglio raccontare un fenomeno di interdipendenze economiche, come una legislazione introdotta in un paese, in particolare parliamo del Patriot Act, una legislazione per bloccare il finanziamento del terrorismo, in realtà poi ha creato una situazione tremenda, deleteria, in un altro paese, e qui parliamo dell'Europa. Come questa legislazione ha trasformato l'Europa nella lavanderia del denaro sporco del mondo. E tutto questo è avvenuto dall'11 settembre fino ad oggi sotto i nostri occhi, e noi non ce ne siamo neanche resi conto. Allora, cominciamo questo racconto dalla cosiddetta deregulation, di cui domani parleranno i grandi del mondo nella speranza di ridurre i danni causati dalla deregulation. E gran parte delle storie che avete sentito fino adesso sulle banche sono legate proprio alla deregulation, cioè all'assenza di legislazioni e all'introduzione di un grande livello di libertà nelle mani delle banche, senza appunto nessun controllo da parte dello Stato. Allora, cosa succede con la deregulation? Praticamente c'è l'abbattimento delle barriere finanziarie, c'è l'abbattimento anche delle legislazioni finanziarie, dei controlli tra un paese e l'altro. E chi ne ha approfittato? In realtà ne ha approfittato il crimine organizzato, ma anche l'economia illegale e i gruppi armati. Dall'inizio degli anni 90 fino al 2001 si forma quindi un nuovo sistema economico dove confluiscono gli interessi di queste categorie, e che vuol dire che si formano joint venture, per esempio la relazione che esisteva tra le FARC colombiane e i narcotrafficanti, e si formano anche delle associazioni tra vari gruppi armati e gruppi criminali per usufruire di alcuni canali finanziari attraverso i quali si ricicla il denaro sporco. Allora, l'ammontare totale diciamo, il fatturato, il prodotto lordo, chiamatelo come volete, la produzione, diciamo, monetaria di questo sistema economico ammontava prima dell'11 settembre a 1.500 miliardi di dollari, il che vuol dire circa il 5% dell'economia mondiale. Allora, questo era quasi tutto in dollari, diciamo il 90% di questa produzione monetaria era in dollari, la denominazione preferita era il dollaro da 100, il biglietto da 100 dollari. Allora, gran parte di questo flusso di denaro sporco veniva riciclato negli Stati Uniti, e quindi in dollari, attraverso i paradisi fiscali delle isole dei Caraibi. Allora, in realtà questo riciclaggio era benefico per l'economia americana, equivaleva a un'iniezione di contante. E questo lo scopriamo analizzando i dati della domanda e dell'offerta di moneta americana.
Dagli anni 60, dalla metà diciamo degli anni 60 fino al 2001, una quantità crescente della nuova moneta, quella praticamente che viene stampata ogni anno dalla Riserva Federale, usciva dal circuito nazionale illegalmente. Questi erano soldi che uscivano praticamente nelle valigette oppure nelle scatole di cartone portate via facendo finta che fossero scatole necessarie per traslochi e via dicendo, quindi illegalmente. E questi soldi andavano a soddisfare la domanda di moneta prodotta dall'economia criminale, ma anche dall'economia terrorista e dalla varia economia illegale. Nel 2001, 2/3 della nuova offerta di moneta americana, quindi dei soldi stampati nel 2001, è uscito dagli Stati Uniti in questo modo. Ammontava a 500 miliardi di dollari l'offerta di moneta, che vuol dire che la crescita monetaria degli Stati Uniti era più bassa, quindi la domanda diciamo, di moneta dell'economia americana era più bassa di quella che proveniva invece da fuori ed era sostenuta dal mondo del crimine e dal mondo del terrore e dall'economia illegale. Ma c'è un altro aspetto molto interessante di questa interrelazione ed è il fatto che il dollaro è la riserva monetaria mondiale, il che vuol dire che il tesoro americano può prendere in prestito soldi contro l'ammontare totale di dollari nel mondo. Quindi l'indebitamento americano è pari a quanti dollari ci sono in giro per il mondo. È chiaro che se l'economia criminale domanda ogni anno una quantità crescente di dollari, gli Stati Uniti possono indebitarsi sempre di più. Questo è valido solamente per gli Stati Uniti, perché fa parte del cosiddetto signoraggio. In Europa tutto questo non succede. Per esempio la Banca Centrale Europea non può emettere obbligazioni per un ammontare superiore alla quantità di euro in circolazione nei paesi dell'Unione, anche se magari una quantità enorme di euro in circolazione negli Stati Uniti o addirittura in Asia o in Africa, via dicendo. Quindi diciamo gli Stati Uniti sono in una posizione ideale, lo erano anzi in una posizione ideale fino praticamente all'11 settembre. Perché questo? Perché la situazione cambia radicalmente l'11 settembre. Si sente questo? Io sento, ogni tanto sento, allora sono io che sto diventando sorda. Allora, e viene introdotto il Patriot Act. Patriot Act è una legislazione antiterrorista, voi chiaramente lo conoscete benissimo, viene prodotta nell'ottobre del 2001 e entra in vigore nel novembre del 2001. La sezione finanziaria del Patriot Act è quella che ci interessa. Allora, il Patriot Act aveva come obiettivo la riduzione del finanziamento del terrorismo, ma questo obiettivo chiaramente non è stato raggiunto, perché in realtà è una legislazione contro il riciclaggio del denaro sporco. E vediamo perché. Allora, sono due elementi fondamentali del Patriot Act. Il primo è che viene proibito alle banche americane e alle banche straniere che sono registrate negli Stati Uniti di avere qualsiasi tipo di relazione commerciale con le banche dei paradisi fiscali. Quindi si chiude la porta di accesso, ma anche quella porta di uscita del denaro sporco e del denaro riciclato che erano i paradisi fiscali dei Caraibi. L'altro elemento interessante è che si dà alle autorità monetarie la possibilità di monitorare tutte quante le transazioni di dollari nel mondo. E se una banca americana, una banca straniera che opera negli Stati Uniti non le allerta di transazioni sospette, questa banca viene punita penalmente. E sappiamo di storie interessantissime della Lloyds Bank, l'ultima che è stata punita e che ha dovuto pagare un'ingente quantità di denaro, ma anche la USB e via dicendo. Quindi cosa succede? Succede che il Patriot Act viene introdotto solamente negli Stati Uniti, si riferisce solamente al dollaro e rivoluziona completamente i flussi monetari dell'economia legale e dell'economia illegale. Allora, guardiamo prima i flussi legali. Allora, chiaramente le banche internazionali questa legislazione non è piaciuta, perché nessuno vuole che le autorità monetarie di un paese vadano a vedere quello che succede tra la banca chiaramente e il cliente, come abbiamo sentito poco fa. Quindi che cosa succede? Succede che le banche internazionali decidono di consigliare ai loro investitori, quindi ai loro clienti, di abbandonare l'area del dollaro e di muoversi verso l'euro.
L'euro è la nuova moneta europea e da poco che è in circolazione, offre grossissime opportunità, ma soprattutto in Europa non esiste una legislazione simile a Petro Tardi. In Europa ci sono dei paradisi fiscali che funzionano benissimo, nessuno controlla nulla e quindi ecco che abbiamo questo flusso di uscita dal dollaro verso l'euro. Ed è molto interessante studiare la correlazione tra l'introduzione del Petro Tardi, l'inizio della caduta del valore del dollaro e l'inizio della rivalutazione dell'euro. E c'è un gruppo di economisti dell'OCD che ha fatto una ricerca e ha messo in correlazione tutti questi vari dati. E praticamente la verità è questa, che l'inizio del cosiddetto dell'era dell'euro coincide con la fine dell'era del dollaro. Ma questo non si riferisce solamente ai flussi, diciamo, legali. Un elemento importantissimo nella rivalutazione dell'euro è l'economia criminale. Infatti il mondo del crimine si trova in una situazione abbastanza, diciamo, complessa, nel senso, cosa fare? Non si può più riciclare negli Stati Uniti, diventa difficilissimo riportare questo denaro in patria, perché in realtà il problema del riciclaggio non è solamente quello di pulire le monete, è soprattutto quello di mettersi in tasca i profitti dell'attività criminale. Allora, esistevano alcuni stratagemmi, per esempio c'era il Black Pesos Money Exchange che usavano i colombiani, e dove praticamente i narcotrafficanti agivano da veri e propri uffici di cambio. Allora, cosa succedeva? Che magari un imprenditore colombiano voleva andare negli Stati Uniti, non voleva allertare le autorità monetarie che avrebbe portato dei soldi all'estero e quindi pagare la tassazione e anche cambiare i soldi al cambio ufficiale, andava da uno di questi uffici di cambio e depositava i pesos. Una volta arrivato a New York, qualcuno gli portava una valigetta piena di dollari, e questi dollari chiaramente erano i proventi della vendita della cocaina da parte dei narcotrafficanti. Il problema fondamentale era un altro. Il problema fondamentale era che negli anni 90, grazie alla globalizzazione, i proventi del commercio della droga erano aumentati a dismisura, quindi i narcotrafficanti dovevano trovare un metodo di riciclare a livello industriale, perché le quantità monetarie erano enormi e vi dico che l'80% del riciclaggio avviene in contante, quindi il Black Pesos Money Exchange non aveva la possibilità fisica di macinare tutto quanto questo denaro. Ed è a questo punto che un emigrato italiano, Salvatore Mancuso, in Colombia, diventato capo del gruppo paramilitare delle AOC, ha un'idea geniale. Decide che il modo migliore è di mettere in contatto i suoi compari dell'Andrangheta insieme con i narcotrafficanti colombiani. E lì nasce questa alleanza fantastica. Nel senso, per i colombiani è stata una svolta. Cioè, no, è vero, è vero. Siete pressi? Siete pressi. È una svolta perché? Perché si apre la possibilità di esportare cocaina in un altro continente, in un continente che in un certo senso è un po' limitrofo, perché fino allora la cocaina andava principalmente dal sud al nord e quindi andava negli Stati Uniti. Quindi c'è questa possibilità. In più c'è la possibilità di sviare le restrizioni del Petro Tardi, perché in Europa è facilissimo riciclare, appunto non ci sono legislazioni che controllino e che puniscano questo tipo di attività. Allora, cosa succede? Inizia praticamente un'attività di vendita di cocaina, di esportazione di cocaina dalla Colombia, arriva inizialmente in Calabria l'Andrangheta la prende e praticamente la distribuisce attraverso il suo network, la sua rete che ha in Europa. E qui ci dobbiamo fermare un attimo, perché in realtà tutto questo è potuto avvenire soprattutto perché l'Andrangheta aveva una rete in Europa. Cosa Nostra questa rete non ce l'aveva, la Camorra non ce l'aveva. Cioè l'unica organizzazione di crimine organizzato che aveva una rete capillare, ma non solamente in Europa, nel resto del mondo, era l'Andrangheta.
E questa rete era stata costruita attraverso la diaspora dei calabresi, di milioni e milioni di calabresi che negli ultimi 30-40 anni si erano recati all'estero e quindi avevano fatto gli emigrati. Quindi la 'Ndrangheta in realtà era al posto giusto nel momento giusto ed ha usato anche il cervello, perché invece di offrire un tipo di servizio ad alto costo, ha fatto esattamente il contrario, ha offerto ai narcotrafficanti di fare tutto, importazione, vendita, riciclaggio, attraverso la stessa rete, perché all'interno della rete c'era un gruppo di avvocati, non c'entra niente, di avvocati, di commercialisti, agenti immobiliari, che una volta che i soldi vengono racimolati li prende e grazie appunto all'esistenza dell'euro li sposta da un paese all'altro, li investe nel settore immobiliare, perché questa rete lavora con alcuni agenti immobiliari e praticamente pulisce i soldi, genera profitti e che poi tornano normalmente attraverso il sistema bancario in patria, in Colombia. Tutto questo la 'Ndrangheta lo fa con un costo del 30%. Allora, negli Stati Uniti riciclare il denaro sporco ai narcotrafficanti costa, dopo l'inclusione del patrimonio, circa il 60%. Quindi la 'Ndrangheta offre, diciamo, un servizio fantastico. In più riesce a fare un marketing, cioè questa è l'intelligenza secondo me dell'organizzazione, fa un marketing della cocaina sul mercato europeo vendendola a prezzi bassissimi, per cui la cocaina entra in concorrenza con le droghe leggere, non con le droghe pesanti. E così vediamo che dal 2001 fino ad oggi la diffusione della cocaina come droga di divertimento della classe media è aumentata esponenzialmente. Cioè, vedete com'è facile? Basta che uno ha il cervello e c'ha la rete, in realtà, perché questa è la verità. Non ci sono leggi, non ci sono controlli. Voi immaginate che, per esempio, in questo tipo di riciclaggio che avviene attraverso il settore immobiliare è difficilissimo controllarlo, perché, per esempio, l'ufficio del catasto della Costa del Sol non ha possibilità di parlare con l'ufficio del catasto di Londra, per esempio. Non esiste nessun contatto, quindi non si può sapere se una società sta acquistando nello stesso momento o in momenti successivi in varie parti dell'Europa. In più non c'è un sistema che monitora le transazioni finanziarie e monetarie in euro da un paese all'altro. Non esiste. Quindi, diciamo, la situazione europea è l'ideale, ecco perché l'Europa è diventata, diciamo, la lavanderia del mondo. Per quanto riguarda poi l'ultima evoluzione, così finiamo e andiamo a casa, cioè, dunque l'ultima evoluzione avviene nel 2005. Allora, la domanda di cocaina chiaramente aumenta a dismisura perché costa poco, è una droga divertente, la 'Ndrangheta ha fatto un marketing fantastico e quindi il trasporto comincia a pesare sulla, diciamo, la rapidità con la quale queste spedizioni avvengono. Allora cosa si decide? Si decide di trasformare la Guinea-Bissau in un transshipment point. Il transshipment point è, diciamo, un punto dove la droga generalmente si ferma e da lì viene ridistribuita. E viene questa idea, l'idea chiaramente geniale, perché con i piccoli aerei da turismo, dal Colombia o dal Venezuela, perché molta di questa droga arriva dal Venezuela, passa attraverso il Venezuela, si arriva nella Guinea-Bissau in 3-4 ore. La Guinea-Bissau diventa uno stato, un narcostato, viene completamente colonizzato, acquistato dai narcotrafficanti. E lì si organizzano dei magazzini dove la droga arriva, viene depositata, lo stesso giorno arrivano i compratori europei, la comprano, la prendono e la riportano in Europa o con piccoli aerei o con piccole imbarcazioni. In una settimana, oggi come oggi, abbiamo la cocaina dal produttore colombiano al consumatore nelle discoteche europee. Questa è la situazione. La maggior parte di questo commercio è controllato da organizzazioni criminali legate alla 'Ndrangheta italiana. E quindi qual è la lezione di questa storia? Vi vedo molto negativi. Dunque,
La storia è questa, che bisogna accettare il fatto che esistono interdipendenze economiche tra l'economia legale e l'economia illegale. È inutile che ci facciamo queste illusioni, che non è vero. Cioè, molti dei prodotti che voi comprate in un modo o nell'altro vanno a arricchire gente che sono dei delinquenti. Non è solamente la droga, è tutto. Quindi, se vogliamo veramente fare qualcosa, se vogliamo bloccare questo commercio, se vogliamo anche risolvere il problema della crisi economica, perché in realtà questa è una crisi economica che è stata creata da una masnata di delinquenti, perché questi sono i banchieri che hanno creato quello che succede oggi come oggi. Dobbiamo accettare che esistono queste interdipendenze e solamente evitando la contaminazione tra l'economia criminale e illegale e la nostra economia noi potremo andare avanti, perché altrimenti la situazione che vi ho descritto diventerà una situazione sempre peggiore e noi saremo sempre più le vittime.